Ciao, oggi voglio svelarvi tutti i miei trucchetti per ottenere un fritto perfetto e soprattutto per friggere delle patate fresche in modo che risultino belle croccanti. Per prima cosa dobbiamo fare attenzione al tegame che scegliamo, non deve essere troppo sottile, deve avere un certo spessore in modo che il calore si diffonda uniformemente su tutto il tegame. Altra cosa a cui fare attenzione è la fiamma. La fiamma, quando è alta, non deve uscire fuori dal fondo del tegame, in modo che non bruci i lati del tegame. Questo non deve essere troppo sottile, perché dovremo friggere in immersione. Una cosa importantissima è la scelta dell'olio. Io preferisco dell'olio di semi di arachide perché ha un punto di fumo elevato e un gusto molto delicato. Aggiungo anche un po' di olio di oliva extravergine perché mi dà un pizzico di gusto in più. Due parti di olio di arachide, una parte di olio d'oliva. Ne metto in quantità abbondante, ma senza superare la metà dell'altezza del tegame. Ho già tagliato le patate a spicchi e ne ho lasciato qualcuna con la buccia, in modo che avrò un effetto un po' più rustico. Le ho lasciate a bagno per un paio di ore. Adesso le sgocciolo bene, le asciugo . Le patate contengono molto amido e questo, se cotto ad una alta temperatura, produce una reazione chimica dalla quale si avrà l'acrilammide, che è una sostanza tossica, addirittura cancerogena. Grazie al coperchio Magic Cooker, invece, la nostra fettura avverrà ad una temperatura che non raggiunge 100 gradi, per cui non avremo questo problema, né il problema del raggiungimento del punto di fumo dell'olio. Intanto io ho fatto riscaldare l'olio. Vi faccio vedere come controllare se l'olio è pronto. Io inserisco uno stuzzicadenti e vedo che si formano delle piccole bollicine attorno ad esso, quindi l'olio ha raggiunto la temperatura ideale. Posso inserire le mie patate. Inserirò nel tegame anche un po' di rosmarino, che profumerà la frittura e avrà anche un effetto salutare. Lascerò cuocere a fiamma alta per 15 minuti circa. Dopo 15 minuti controllo il mio fritto. Ecco il risultato che ho ottenuto. Non ho girato neanche una volta, ho mantenuto la fiamma alta. Ecco le mie patate. Ho ottenuto un fritto croccante, asciutto, salutare. Non ho cattivi odori a casa e non ho sporcato la cucina. Questo grazie all'utilizzo del coperchio Magic Cooker, che mi trattiene schizzi e il cattivo odore. Vi raccomando di salare solo alla fine e buon appetito!